Let's go! Bentornati, ovetti, su New Super Mario Brothers! Nello scorso episodio abbiamo cominciato il mondo 6, là non c'è niente, perfetto, e oggi completeremo il mondo 6, escludendo il boss finale, perché figuratevi se lo faccio in un episodio di metà mondo il boss finale. Attenzione a questi funghi che si allargano, perché vi possono trollare... Non poco, come ho fatto a perdere il fiore di fuoco, non lo so neanche io. Stavo proprio per dire... Attenzione, Tonks! Visto che abbiamo zero power-up nello schermo inferiore, ma se devo trollarmi da solo, a quanto pare, bene, attenzione qui, perché c'è un fiore sotto di noi e non voglio assolutamente perderlo. Ok, eccoci qui. Dovrebbe essere abbastanza... importante come cosa, che servirà più tardi, ma Mario viene spostato se resta fermo su queste piattaforme, cosa che serve proprio per questa piattaforma e per questa moneta stella. Bene, sappiate una cosa, quando è vero che vi ho detto che avrei fatto i livelli bonus a fine gioco, probabilmente li farò invece domani dopo il boss finale. Per i livelli bonus intendo quelli che si sbloccano prendendo certi numeri alla fine di un livello, tipo, non lo so, 99, 66, ok, 33 e compagnia bella. Dammi la vita extra, ok, perfetto, e andiamo qua in alto per avere un piccolo segreto, una scorciatoia molto più sicura che ci porterà da questo Fuoco Bros, da monetine e forse anche... forse anche ad una vita extra. E in effetti c'è una vita extra qui. Non la voglio prendere perché è rischiosa. Vabbè, a questo punto perché no, dai. Il rischio è la spezia della vita. Basta colpire il blocco centrale. Ok. E forse riesco anche a prenderlo. Dai. Ora però dovrei andare qua sotto. Mi fai andare qua sotto, fungo rosa. Bene così. Per prendere ovviamente la seconda moneta stella. Attenzione alle fiamme! Ora che non sono più fiamme, quindi... Money! Lanciami le monete! Lanciami ancora più monete! Ok, e... addio. Bene così. Sta andando tutto molto bene. Oggi faremo solo 4 livelli. Questo video sarà decentemente corto. Però... Non mi ricordo se vi ho già mostrato... No, no! Ok, se vi ho già mostrato... cosa c'è nella la sala, sì, come no, nella casa di Todd d'Oro, ci andremo più tardi, ok? Perché non ricordo se l'ho mostrata come cosa ed è importante in realtà. Va bene, andiamo qua dentro. Avete intanto notato il riferimento? Perché abbastanza... No, 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 ci vado normalmente, ok. Abbastanza ovvio, ma per prendere la terza moneta stella bisogna... trattare questo livello, insomma, come se fosse il livello 1-2 dell'originale Super Mario. Non aprirò questo cartello. Ci serve più tardi per salvare il gioco. Livello 6, torre! Eccola qui. L'ultima torre. E l'ultima sfida contro i Reznor. Già... Stanno un'altra volta pure qua i Reznor. Stiamo però attenti a non colpire queste fiamme, perché indovinate un po', le fiamme scottano, ma i blocchi che fanno partire le fiamme invece si possono spegnere e dovete assolutamente premerli se volete non bruciare quando prendete monete. Però sarebbe molto meglio prendere le monete senza perdere potenziamenti. Ok, piano Tonksy, piano, ok. Ah, bene, sappiatelo, mentre sto registrando è Pasqua, quindi buona Pasqua in ritardo a voi, perché questo video non uscirà a Pasqua, ovviamente. Bene, ora mi sa che posso andare qua direttamente, sì, sì, si può andare qui. E... Splish! Devo andare nella porta per prendere la seconda moneta stella. Non abbiamo più uscite segrete in questo gioco. Ogni volta che dico in questo gioco, però, mi raccomando, sto escludendo i mondi bonus. Perché ci sono mondi bonus che vedremo dopo il boss finale, ve l'ho già detto più volte. Ok, attenzione, qui salta Mario, bravo! Hai perso il power-up, Mario. Come osi perdere il potenziamento più importante del gioco? Ok, dammi il fiore. Dammi il fiore, bene. Dovrebbe esserci in realtà anche una... No! Una foglia da qualche parte, una super foglia. Però...
credo che ci sia dopo il checkpoint. Quindi devo tornare giù piano piano. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccola qua. Splish. Grazie. Preferisco la superfoglia al fiore di fuoco. Lo dico, lo ammetto. La maggior parte dei potenziamenti di Mario che aumentano il suo movimento o il volo sono così comodi e sono probabilmente i potenziamenti più rotti di tutta la saga Mario. Pensateci giusto un attimo. La foglia vi fa volare. Mario Gatto vi fa scalare le pareti. È così buona come cosa. Ci provo, ma non vi assicuro nulla, Ah, mi sa che per un tic un'altra volta. Niente 50. Attenzione, Mario, non toccare le fiamme. Ok. Quanto carburante hanno in loro questi sparafuochi? Ok. Devo andare a destra adesso. Salto volante. No! No! Ok, no, non sono calabrese. No! Oh! Oh, ok. Bene. Mario. Mario. Vai sopra a questo coso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora piano giù. E vabbè, grazie. Fortunatamente abbiamo modo di uscire e di andare nella parte finale. Non so perché l'ho preso il fiore. Non serve il fiore. Ci danno adesso un'altra foglia, no? Sì, esatto. Foglia. E presa e addio Tartosso. E andiamo da loro. I Reznor sono un'altra volta qui. Ricordatevi che è possibile attaccare i Reznor con la codata. E fine. No, non voglio salvare. Però mancano due livelli alla fine del mondo 6. Ah, vero, livello Boo. Però, questo è il primo livello del gioco dove bisogna prima andare a sinistra e poi andare a destra. Andiamo qui, senza cadere da queste piattaforme. Attenzione davvero, perché ci sono davvero tanti tranelli in questo livello. Soprattutto se volete prendere vite extra che sono nascoste sopra i cubi. E non so neanche io perché, ma sono nascoste. E quindi occhio, non so come ho fatto a colpire quel corvo, ma bisognava colpirlo per andare a prendere questo viticcio che ci porta ad un'altra moneta stella. Ah, l'altra volta vi ho detto che l'ultima casa Reboo sarebbe stata l'ultima casa Reboo, barra casa stregata. Ed è vero, ma non è l'ultimo livello dei Boo. E sto escludendo un'altra volta i livelli o... non livelli bonus. I livelli... Non sono livelli! Sono mondi! I mondi extra! Ce la faccio! Ce la farò, prima o poi. Foglia? Grazie. Ho bisogno della foglia numero 2. Ci servirà. E non poco. Vai. Oh! Mi sa che c'è un'altra vita extra là sopra. Non voglio neanche rischiare a prenderla però perché... è un rischio e non voglio rischiare. Ok. Voglio però vite extra, quindi... cogli la prima moneta e dammi le vite extra. Le vite extra? Che mi succede oggi? Oh no! Oh sì! Ok, piano. Vola. Salto a parete e non mi hanno neanche colpito, ok. Attenzione, corvo, che ho colpito molto abilmente. Corvo numero 2, che non mi ha colpito. No! Sì! Oh, piano, 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 piano. All'ultimo secondo, ovviamente. E non posso affatto rischiare. Devo... No! Neanche a farlo apposta ho perso un'altra volta la superfoglia, ma almeno ho raggiunto la fine senza cadere di sotto. E questo è l'importante. Sì, ho dovuto fare un taglio perché non volevo mostrarvi un'altra volta a me che rifaccio il livello da capo per raggiungere una bandiera che tecnicamente ho già raggiunto. Devo respirare un po'. E c'è il blocco dorato qui. Livello 6-5. Qui attenzione. Dammi subito la foglia. Ci sono delle statue di Bowser che ci sparano fuoco. Indovinate un po' cosa bisogna fare.
evitare queste sfere infuocate? La risposta potrà sorprendervi. Eh sì. Oh, un'altra foglia, dammela. Dammi la foglia. Ok, perfetto. E ovviamente è tutto quanto un sistema di bilanciamento. Occhio a non cadere nella lava e a non perdere il potenziamento del blocco dorato. Va bene, pazienza. L'importante è non perdere la foglia e riuscire magari ad andare in quel bellissimo tubo rosso dove c'è la prima moneta stella. Oh, mamma mia. E correte, mi raccomando, perché se vi distruggono la piattaforma non è possibile andare avanti. Ok, dovrebbe esserci un'altra moneta, un'altra foglia. Esatto, grazie, perché siamo al checkpoint. Bene, click. Restano due monete stella. E con queste abbiamo finito praticamente tutto quanto, tutta la raccolta, intendo. Attenzione, devo fare così. Resta giù, resta giù. Ok, per il rotto della cuffia siamo riusciti a rompere quel blocco. Credo che se non riusciate, è italiano, credo di sì e spero di sì, a rompere quel blocco, allontanandovi di un bel po', dovrebbe rispawnare la sfera spinata. Ma non credetemi sulla parola, perché non ne sono sicuro al 100% e non voglio farvi fallire. Ok, oh. Oh, ok. Oh, no, devo andare là sopra. Fammi andare qua sopra. Rotola. E torno indietro. E adesso non mi trolli più, a meno che non respawnano. E non sono respawnate. Bene così. Presa la moneta e non finito il livello. No! Ok. Oh, miei dei. Piano, 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 piano. Ah, questo non spara. Ok, fine livello. Mario number one. Il passaggio è aperto. E l'unico motivo per cui non ho ancora aperto questa strada per la casa di Todd è perché così posso salvare il gioco più tardi. Eccola qui, la casa di Todd gialla. Qui Todd vi regalerà, dai, un fiore dorato che andrà nello schermo inferiore. Sappiate che molto probabilmente io non userò il fiore dorato durante l'ultimo livello. È troppo OP per usarlo nella battaglia finale. Detto ciò, mi sa che non ho davvero più nient'altro da mostrarvi. Voglio salvare il gioco perché ovviamente sì, così spendo tutte quante le monete rimanenti. E ora salvo, ripeto, nella prossima parte di New Super Mario Bros. 2 affronteremo il boss finale e molto probabilmente faremo anche i livelli arcobaleno del mondo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volevo farli più in là, forse conviene farli domani, dipende tutto quanto da come mi gira e da quanto ci metto ad affrontare Bowser. Spoiler, il boss finale è Bowser. See you next time, baby!